Continua a camminare sulle strade del mondo, questa volta sceglie di essere accompagnato dai 175 giovani diretti a Lisbona alla Giornata Mondiale della Gioventù con i frati della pastorale giovanile della provincia del Nord Italia, la reliquia di Sant'Antonio che già l'anno scorso ha risalito tutto lo stivale nel cammino di Antonio Ottocento. Sono le luci dell'aurora ad accogliere sulla Basilica del Santo i primi giovani pellegrini pronti a partire per la tappa odierna a Montpellier per poi toccare Madrid e giungere infine a Lisbona con i 65.000 italiani che si uniranno a un milione di giovani arrivato da ogni parte del mondo. A salutarli e benedirli padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. Vi affidiamo all'intercessione di Sant'Antonio, sappiamo che sta facendo in certo quel modo un viaggio un po' a ritroso del luogo in cui Sant'Antonio riposa e il luogo in cui Sant'Antonio è nato. I giovani percorreranno a ritroso le orme del santo che sarà uno dei patroni di queste giornate scandite dall'Alzati e Va di Maria. Il primo grande appuntamento con Papa Francesco il 3 agosto con la cerimonia di accoglienza in cui il pontefice riceverà il primo abbraccio dei giovani pellegrini.